Questa mattina c'è un gran bel sole e io ho voglia di un caffè. Facciamo uno più uno? Proviamoci. Per realizzare questo caffè solare sono necessari i seguenti materiali. Una moka da caffè, del caffè, normalissima acqua del rubinetto, un accendino e, in questo caso, una lente di ingrandimento del tipo Fresnel. Dimensioni 21x28 cm che si possono trovare tranquillamente nei negozi di cartolibreria o su internet. Il costo di questa lente è circa 5 euro. È una lente polimerica molto sottile che io ho posizionato su questo foglio di plexiglass per permetterla di rimanere rigida e fissa durante l'utilizzo. Ora si tratterà semplicemente di andare a inserire l'acqua dentro la caffettiera, inserire il caffè nel filtro, chiudere il tutto e andare ad annerire con l'accendino due facce della caffettiera. Questo mi servirà per avere una superficie adatta ad assorbire il più possibile l'energia che mi concentrerà la lente di ingrandimento. Facciamo il tutto e proviamo a realizzare questo caffè solare. Bene. Ho assemblato il sistema lente-caffettiera e ho orientato il tutto nella maniera più precisa rispetto alla posizione del sole. Ora si tratterà di vedere se la lente ha abbastanza potenza per riuscire a mandare in ebollizione il volume d'acqua contenuto all'interno del bollitore della caffettiera e a far sì che il vapore raggiunga quella pressione adeguata a spingere l'acqua attraverso il filtro e farla caricare appunto di caffè per produrre un po' di caffè. La superficie disperdente della caffettiera rispetto alla superficie di concentrazione è assolutamente a sfavore di quest'ultima, nel senso che la caffettiera disperde su tutta la sua superficie, tranne nella posizione, il punto in cui appunto assorbe i raggi solari. E l'annerimento delle due facce in questione mi serve per poter tenere controllato, se non altro, lo spot luminoso nei minuti a seguire. E sarà mia cura dover orientare e inclinare il tutto in maniera opportuna rispetto alla posizione del sole, che varia di secondo in secondo. E la lente di Fresnel è una lente che ha una capacità di concentrazione eccezionale. E basta fare una prova semplicissima e lasciare che la lente faccia il suo lavoro sul supporto della caffettiera per vedere la potenza istantanea che riesce a sviluppare. Adesso lasciamo la caffettiera di sopra, la parte calda al di sotto non apporta quasi nulla alla caffettiera e attendiamo che la lente faccia il suo lavoro. Sono passati 45 minuti dall'installazione del tutto ed ecco che sta cominciando a uscire il caffè. Purtroppo non sono riuscito a riprendere il momento preciso della prima goccia, però si può notare il gorgoglio del caffè che sta uscendo piano piano. Purtroppo questo vento non mi aiuta. Bene, vediamo quanto riusciamo a produrne a questo punto, lasciando ancora la caffettiera nella posizione corretta rispetto al concentratore. Bene, spero si riesca a notare che il caffè sta piano piano salendo. Si nota la goccia di caffè che si trova in cima alla torre di risalita del bollitore. Piano piano sta salendo. Sono passati circa 50 minuti. Considerando che abbiamo in gioco un solo concentratore di dimensioni 21x28 cm e una caffettiera senza isolamento lasciata libera all'azione del vento, all'azione dell'aria di asportare calore, direi che questo è un successo e spero adesso di produrre ancora un po' di caffè per poterlo bere. Attendiamo. Bene, sono passati circa 60 minuti dalla installazione della caffettiera della lente e dal posizionamento rispetto al sole e siamo fermi da 10 minuti, nel senso che sono 10 minuti che non esce più caffè dalla caffettiera.
Questo significa che probabilmente abbiamo raggiunto la condizione critica per cui in questo momento le dispersioni della caffettiera dovute sia alla sua superficie che alla ventilazione naturale sono superiori all'energia che sta fornendo la lente stessa. Diciamo però che alla luce di tutto questo esperimento è comunque molto positivo, in quanto abbiamo trovato un sistema per produrre un minimo di caffè con pochissima tecnologia in gioco: una lente di Fresnel 21x28, una caffettiera con una superficie annerita con del nero fumo e una buona giornata di sole. Quel poco di caffè che abbiamo prodotto ce lo beviamo. Intanto questa è la potenza della lente di Fresnel lasciata libera di agire nella posizione del suo fuoco, istantanea. Questo è quel poco caffè che abbiamo prodotto, comunque sia è un successo. Per il momento vi saluto e vi auguro buona giornata. A presto!